Amici di San Rocco, ben ritrovati sul nostro portale delle serate culturali, come vedete ancora qui nella biblioteca di San Rocco di Quinzano. È una puntata, quella di questa sera, che è, come dire, extra rispetto al cartellone della programmazione 2020-2021 che abbiamo concluso 15 giorni fa con la presentazione dell'amico Ceradini sui Tigrati Pelosi, e dove ci eravamo anche salutati per un prossimo anno di programmazione di serate culturali. Bene, e questa sera pensavamo di fare un incontro intervista con un amico di Quinzano, delle serate culturali, anzi il cuore pulsante, la mente culturale del gruppo di noi animatori delle serate culturali della grande famiglia del Comitato di San Rocco, il professor Marco Pasa. Al quale vorremmo fare alcune domande su alcuni aspetti della trascorsa stagione e sulla futura stagione. Quindi la presentazione vedrà quindi un dialogo tra me e il professor Pasa. Chi è di Quinzano già conosce Marco Pasa, perché l'avrà visto nelle sue numerose presentazioni, sempre focalizzate a raccontare, a narrare, tramite documenti, ma soprattutto tramite l'esperienza vissuta sul territorio, perché il territorio non si capisce solo dai documenti, ma lo si capisce camminandolo, vivendolo, percorrendolo. E quindi Marco Pasa, geostorico, è una figura importante per noi qui del gruppo culturale di Quinzano. Abbiamo fatto delle serate anche con Marco, l'ultima, se ricorderete, chi ha frequentato Quinzano, sul convivio di Quinzano, della cooperativa, da cui è nata anche una pubblicazione, ma le pubblicazioni che Marco Pasa ha negli anni licenziato sono davvero tante, superano il centinaio. E un aspetto particolare e secondo me significativo dei tanti lavori, dei tanti studi e delle tante pubblicazioni che vedono l'intervento di Marco Pasa, del professor Marco Pasa, la gran parte lo troviamo sempre associato ad altri personaggi, a altri ricercatori, perché per il professor Pasa quello che è importante non è la ricerca in sé, finalizzata al singolo studioso, ma uno studio allargato, uno studio quindi che entri in sintonia anche con tutti coloro che sono interessati a scoprire un territorio. Quindi la prima domanda che volevo porre al professor Pasa era una sua riflessione sulle pubblicazioni che ha licenziato di recente, alcune anche riguardano il territorio della Lessinia, mi sembra, se non sbaglio, sui Lessini, per raccontarci un po' la sua maniera di preparare, di elaborare questi suoi studi. Sì, la storia e la geografia non sono due materie staccate, sono un'unica materia. Mi insegna a leggere il territorio, a vederne le trasformazioni nel tempo e anche a concepire le cose sbagliate e non giuste. Scorrette nei confronti dell'ambiente stesso, operate spesso troppo spesso dagli uomini. Questo è un problema molto grosso, anche perché la tecnologia ha aumentato in maniera straordinaria le forze di azione sul territorio e rende spesso impossibile le pressioni dell'ambiente naturale. Per cui è estremamente necessario conoscere bene il territorio. Conoscere bene il territorio si può fare attraverso due strumenti, due vie di ricerca. Prima la visione del territorio, la fisiologica, cui erano specializzati gli veneziani, quando sono stati in terraferma, hanno creato delle vere e proprie scuole, periti confini, periti ai beni comunali,
periti ai boschi, periti ai beni culti. Hanno praticamente trasformato il territorio in maniera reversibile comunque, anzi portando nuovi temi da sviluppare sul territorio, quali per esempio le ville o gli aspetti delle varie zone. Noi spesso e volentieri operiamo senza tenere conto di queste cose. Questo è estremamente grave, perché si può innestare un sistema quale si può distruggere il paesaggio. Il paesaggio è incontro tra l'uomo e il territorio. Bisogna farlo attraverso due vie, dicevo. La prima, quella della visione del luogo, l'azione, il sopralluogo. Mi ha insegnato molto bene mio padre, geologo, e devo dire una cosa. E la visione del territorio deve essere informata, deve essere soprattutto molto molto curiosa, molto alla ricerca dei temi centrali, molto attenta a cogliere quali sono gli aspetti da tenere presenti per fare una modificazione non sia recuperabile il terreno. Seconda cosa, la seconda via è quella dell'archivio. Io con precise competenze. Competenze sia di storia che di mistica. E questo ci insegna a tornare poi sul territorio per vedere il territorio dal punto di vista dell'uomo informato che vuole capire il territorio, che vuole confrontarsi con il territorio, che non si pone assolutamente come padrone delle bestie, animali, della geografia, ma soprattutto si pone bisogno di ascolto sul territorio. Ricordo che per esempio con un amico Gozzi, prima di operare nella disciplina, abbiamo per diversi giorni stato in silenzio davanti alla chiesa stessa, unire la chiesa stessa, in modo da afferrarne la ragione d'essere. Perché era stata costruita lì? Perché Cino c'era stata costruita dal nuovo parrocchiale? Ma soprattutto un'altra cosa. Verificare se esiste nel territorio veronese un'altra realtà molto simile a questa. Allora viene fuori che il territorio occupato di Grezzana, occupato dall'attuale parrocchiale, e al fianco c'era chiesa di San Martino, anche quella di Netanyahu legata a San Martino, erano veramente la stessa cosa. Vedevano in funzione di una cosa, del fatto che subito nel sud, subito nord esistevano boschi lessinici. Da nord esistevano quindi le due vie che collegano il mondo dei sfini con il mondo della città. Molto bene mi spiega Paranini, il mondo della città è legatissimo all'ambiente dei sfini. Non esiste, per esempio, nel territorio più a est della valle di Treniago, perché nelle altre valli siamo in contatto con il vicino, ma il piuttosto meno vincolante, meno stretto. E da questo si può anche capire come si deve gestire il territorio. Per gestire il territorio bisogna assolutamente conoscere. In effetti l'aspetto del territorio è un aspetto che il professor Pasa, a tutti gli amici con cui ha collaborato, ha senz'altro inculcato la passione, l'attenzione a questi due aspetti del territorio: conoscerlo, viverlo, percorrerlo, ma anche indagarlo dal punto di vista archivistico. E una riflessione che volevo fare con il professor Marco Pasa proprio verte sui singoli personaggi che si mettono gli scarponi e che vanno dapprima a girare il territorio, sia esso la città oppure i boschi della Lessinia, ma che poi vanno anche in cerca dei documenti. Sto parlando dei ricercatori, i cosiddetti storici locali, figure che so, in un passato erano relegate un po' figure di storici di serie B, ma che oggi, devo dire, riescono a ritagliarsi degli spazi più importanti, anche perché la loro accessibilità a sia le fonti d'archivio e anche a una certa discreta capacità di organizzare dal punto di vista scientifico una ricerca si è via via cresciuta. E questo aspetto lo dobbiamo anche all'impegno profuso dal professor Marco Pasa, perché qui a Quinzano sono tanti, come dire, gli allievi che hanno fatto alunnato leggendo e parlando con Marco, accettando consigli e revisioni di quanto si andava a studiare. In effetti, a molte delle persone che hanno
fatto serate che hanno relazionato una qualche loro ricerca qui nelle serate culturali della stagione di quest'anno, ma anche delle precedenti, sono, come dire, usciti tutti dalla scuola del professor Pasa. E quindi la domanda che volevo chiedere era, ma da dove nasce questa forza, questa scintilla che fa, come dire, nascere una curiosità e per il documento d'archivio e anche per le tante curiosità e meraviglie che ci sono nel nostro territorio? Uno. Scherzando con i miei amici, con i miei colleghi storici, che hanno lavorato in storia, in geografia all'Università di Bologna, mi sono chiesto parecchie volte, soprattutto che cosa si potesse avere di più il locale, il storico locale, se sia poi stare il storico locale e non uno storico invece di storia generale portata sul territorio. Sono due cose decisamente diverse. Può fare micro storia, creando però delle correnti di pensiero nella storia vera vera e cambiandola anche, modificandola anche. E io sono partito francamente dall'insegnamento di mio padre, di geomorfologia, in particolare l'ho curata all'università con Carton, con altri insegnanti di un certo peso, mi hanno insegnato a vedere il territorio, a vedere come inquadrare il territorio. Poi ci sinestiamo l'uomo. Sono interessati anche le pecore, la storia delle pecore o delle vacche, guardate che è piuttosto interessante. Ma la storia deve essere soprattutto una cosa, documentata. Documentata attentamente, guardando i documenti e soprattutto analizzandoli nel tempo. La questione diacronica del tempo. Però legata a grande attenzione sul territorio che si sceglie di studiare o di approfondire la cosa. Il territorio maggiore, il territorio migliore, io d'altra parte ne ho fatto quello che ho potuto. Nella mia vita ho lavorato sul territorio veronese, sul territorio bolognese, sul territorio friulano e sul territorio tetesino. Non è molto, però è importante provare di volta in volta a inquadrare il territorio. Quindi lo storico locale può avere una funzione notevolissima. E determinare poi la storia generale. Non sono separate due cose, non sono nemmeno diverse l'una dall'altra. Sono uno al servizio dell'altra e non si sa quale è il servizio di cosa. Da parte ci sono degli insegnanti di università che hanno studiato soltanto sui libri, sono invece soltanto e molti che invece hanno fatto ricerca. Lo storico locale è la stessa cosa deve fare, studiare nel locale, ma inquadrarlo nel generale. Bene, anche il tema dello storico locale a cui noi tutti ci teniamo perché ci riteniamo ricercatori locali, storici locali, formichine che col nostro piccolo ma intenso operato portano il loro contributo alla comprensione più generale della storia ad alta quota. I ricercatori locali, i ricercatori indipendenti, così come sono definiti, non devono essere disprezzati, anzi devono essere valutati. E devo dire, frequentando l'Archivio di Stato di Verona, che ora nella nuova sede è diventato veramente un luogo davvero ottimo per la ricerca e si è dotato anche di un supporto informatico, per cui molti documenti si possono anche consultare usando il mezzo informatico. L'ha mostrato il professor Lazzarin due puntate fa, se ricordate, quando ha mostrato come accedere ad alcuni documenti cartografici nell'archivio del DAVR, Digital Archivio di Verona, e il professor Marco Pasa in passato è stato anche archivista, ha lavorato per l'Archivio di Stato di Verona, è un profondo conoscitore delle potenzialità ancora inesplorate che sono custodite nell'archivio di Verona, e non solo in quello di Verona, ma anche il professor Pasa ha visitato anche numerosi altri archivi. E questa visione, come ha appena detto Marco Pasa, che ha trattato il territorio, non solo quello veronese, ma quello bolognese, friulano e anche trentino, l'ha portato a incontrare tante realtà, tanti storici locali, e al professor Pasa qualche anno fa, e qui Quinzano ne è testimone, ha
promosso un'idea di rete culturale, la rete culturale veronese, che non è una ennesima associazione, ma è un'idea davvero importante, davvero forte, che è quella che l'unione fa la forza. Le serate culturali di Quinzano si sposano con le tante serate culturali che tanti altri gruppi, penso che so agli amici dei Fossi di Montorio o gli amici del gruppo Giovani di Povegliano o di tante altre realtà che ora mi sfuggono, ma che hanno avuto anche modo di avere un momento di riunione una volta anche qualche anno fa, mi sembra 4 anni fa, qui a Quinzano e anche qualche anno prima in quel di Povegliano. L'idea della rete culturale è un'idea a cui il professor Pasa crede, perché fare cultura vuol dire dare conoscenza, dare possibilità di vivere in maniera piena, in maniera attenta, in maniera rispettosa anche il territorio in cui abitiamo e in cui viviamo affaccendati delle nostre quotidiane necessità. E la conoscenza e la messa in rete delle varie esperienze può essere e deve essere un'occasione e di crescita e di confronto. E quindi voglio chiedere al professor Pasa cos'è questa idea, se si può un po' raccontare questa idea della rete culturale. La situazione del veronese è molto diversa da quella del Trentino. Il Trentino sembra che si facciano tantissime cose. Non è mica vero che nel Trentino si fanno tante cose. Molto più che Verona si pensa. Questo è un errore. Verona ci fa tantissimo. Ma si fa tantissimo in maniera dispersiva. Molto spesso troppo dispersiva. Che vuol dire che uno straniero o uno che arrivi dall'esterno a Verona, nel veronese, non ha un quadro delle manifestazioni. Non ha la possibilità di innestarsi nel senso della ricerca di far godere, intergodere i vari gruppi, le conferenze dell'uno con le conferenze dell'altro. Anche logisticamente, perdere un'occasione di queste potrebbe essere molto pesante, molto preoccupante, potrebbe non permetterti di capire certe cose che invece hanno capite. Quindi la rete culturale non sarebbe altro che esistere tutti i gruppi, fornire a chi arriva a Verona una panoramica di quelle che sono le attività in corso. Coprirebbe molto di più. Sarebbe un potenziamento anche turistico, geoturistico, notevole. Quindi non offendere, non obbligare la gente a fare cose tante, poi vanno disperse, ma farne di buone veramente, e metterli in rete, in connessione, quindi di altri gruppi, in maniera che ogni gruppo si possa a conoscenza di tutto quel materiale che svolge Verona. Dirò che non conoscere tutto quello che si produce è un grosso fallimento, perché porta a una dispersione di nozioni, di caratteri, di interessi. Non c'è questa realtà. Invece a Trento non è stata molto trovata di più, molto di più ancora a Bolzano. Sembra che facciano delle cose straordinarie. Ma sembra, perché se mettessimo in fila noi, che si fanno a Verona, già oggi, saremmo sulla stessa linea, se non di più. E le opportunità culturali non le coglie il viaggiatore che viene qui a Verona così per i fatti suoi dei monumenti di giorno. Potrebbe anche vedere il resto che c'è dietro. E ti assicuro che sarebbe una vita molto migliore sia per noi più gratificati, sia per gli utenti, sarebbero più colti. Grazie. Bene, amici, termina qui il nostro incontro, la nostra intervista con il professor Marco Pasa, che davvero ringraziamo, al quale chiederemo ancora di collaborare con noi per formare quelli che sono i nostri progetti culturali per il prossimo anno 2021-2022. E chiederemo anche al professor Pasa di aiutarci, di essere parte attiva di un'idea che vogliamo percorrere e che lanciamo anche dalle serate culturali, da questo incontro, ossia quello di chiamare a raccolta tutti coloro, tutti i gruppi, tutti i singoli ricercatori che abbiano svolto una qualche ricerca
attinente al culto di San Rocco nel Veronese. La nostra idea è, nel prossimo futuro, organizzare un momento di sintesi in cui presenteremo le tante realtà di vita di chiese dedicate al culto di San Rocco. Nel Veronese, tanto per dare una cifra, sono una quarantina le chiese dedicate a San Rocco, più di 200 nella regione, che diventano quasi 1000 in Lombardia, giusto per dare dei numeri. È un culto davvero, davvero esteso e che andrebbe almeno raccontato per quello che è la nostra realtà veronese, e noi qui di San Rocco di Quinzano siamo buoni testimoni. Bene, termina qui questo incontro intervista. Speriamo di poterci rivedere quanto prima, dato il sistema ormai di vaccinazione che procede velocemente verso, speriamo, una futura maggiore libertà di poterci incontrare qui nella sala del rettore e tornare anche a fare finalmente un momento di incontro in quello che è il momento della sagra di San Rocco di metà agosto. Un saluto a tutti voi, grazie per l'attenzione, buonasera.